32 anni. Bianco il mattino al 59esimo piano. Legno e cemento sotto i miei piedi e giù per la strada. Sono una donna di 32 anni e il mio giorno non suona. Non c'è musica fra le mie dita, non si balla dentro di me. Il computer del soggiorno è già acceso sul lavoro. Dormo ancora, numeri e tabelle assiepate nel mio futuro. Sono una donna di 32 anni e oggi l'acqua è strana, scorre strana, nella vello è strana, fugge via. E io che guardo nello specchio vedo altro da me stessa. Bevo un sorso, spero di scorrere anch'io tra i tubi sottoterra. E quando chiameranno a casa per sapere dove è Angela, sentiranno solo: sono una donna di 32 anni e un suono mi avverte che c'è del lavoro da fare. E l'acqua scorre e allo specchio c'è una donna che non vuole lavorare. Ma all'improvviso ho una rivelazione dorata. L'acqua non è tranquilla e mite, l'acqua non è buona e giusta. Nell'acqua c'è qualcosa e so che non è buona. Non è buono il suono analogico che mi sveglia, nel computer, nella teleposta, nel canale psicologico che ripete tutto ok. E il conto ossigeno che mi ricorda di respirare piano. Non è buono il robot sbirro che controlla il rendimento, che con la voce di mio padre dice fai di più. Non è buono l'algoritmo e la dittatura molecolare, la tuta numero uno, numero due, numero tre, la nazione giornaliera, i piedi di perdere. Nell'acqua c'è qualcosa, qualcosa che mi fa lavorare. Da 32 anni bevo l'acqua e vado a scuola. Bevo l'acqua e vado a lavoro. Ma oggi no.